22:32, siamo quasi giunti alla fine. Qui con noi, oltre a Flavio Maria Tassotti, che sorride, pensa di essere simpatico, bello e canterino, abbiamo con noi Pier Giorgio Bruni e Carlo Roscito. E in collegamento Francesco Ceravolo e Roberto Rambaudi. Eccoci qua. Ripartiamo dal direttore. Mister, mi perdonerai, ma devo chiedere una cosa importantissima al direttore, perché lui conosce molto bene l'ambiente Juventus. Ecco, direttore, che idea si è fatta di tutta questa stagione della Juve, anche di quello che è uscito oggi, dell'indiscrezione della Gazzetta dello Sport, secondo la quale la UEFA potrebbe togliere un posto per l'Europa il prossimo anno alla squadra bianconera? Beh, io ti rispondo per le cose che so di calcio, per il resto ci sono gli organi competenti per decidere. Io ti posso dire che ovviamente se quest'anno Allegri, diciamo, non ha avuto mai la rosa a disposizione, quindi è il giocatore che Allegri ha acquistato che doveva dare qualcosa in più rispetto a quello che era l'anno scorso, e tutti si aspettavano, specialmente da Pogba, non solo da Di Maria e altri, un cambiato importante visto che è stato quello precedente. Invece questi giocatori a livello sportivo, a livello di prestazione, purtroppo non sono potuto mai scendere in campo, quindi Allegri ha fatto necessità virtù, cercando poi di valorizzare alcuni giovani. Quindi se guardi bene, valorizzando Miretti, Fagiolo, Mulet e tanti altri, lo stesso Gatti, che a livello di generosità, a livello di carattere, a livello soprattutto di motivazione, nonostante che ancora è un giocatore che deve migliorare sotto l'aspetto tecnico e tutto, però la dice lunga su quelle che ha la voglia di fare. La Juventus in questo momento, devo dire che nonostante tutto, sta facendo il campionato che forse la classifica che merita sul campo, parlo, perché poi il resto adesso mi sembra che è al terzo posto, se non sbaglio, no? Quindi dietro la Lazio. E quindi è chiaro che si aspettava qualcosa di più, specialmente i tifosi si aspettavano con questi innesti un cambiamento di vertice. Purtroppo a volte quando è onorosa che non riesce poi magari mai a fare le scelte che devi fare. C'è il mister che ne sa qualcosa, su 16 più 7 tipo 20 titolari, alla fine te ritrovi 6 o 7 e con 10-12 fortunate che sulla carta potenzialmente titolari, è chiaro che diventa sempre difficile. Quindi il campionato di Juventus in questo momento è cambiato, è la classifica che merita, però in questo momento ha sicuramente una certezza che l'anno prossimo può puntare su 4-5 del settore giovanile, che ormai non si possono considerare giovani, mi riferisco ai Miretti, ai Fagioli, ai Mulè, certo, che possono stare nella rosa stabile per l'anno prossimo. Quindi io penso che con qualche innesto mirato la Juventus, con i giocatori, diciamo, specialmente poco basse, riesce a tornare i giocatori che tutti sapevamo, penso ecco, che l'anno prossimo, direttore, la sua. Mi perdoni, direttore, conoscere che il Napoli ha stravinto Proprio su Pogba, ecco, le faccio proprio una domanda. Lei da direttore e da grande scout, faccio anche la stessa domanda a mister Rambaudi. Uno come Pogba, visto le problematiche che si è portato appresso tutto quest'anno, praticamente non c'è mai stato, è stato pagato ma non c'è mai stato per la Juventus. È un giocatore su cui ripartire, su cui puntare il prossimo anno, o è meglio a questo punto lasciar perdere, visto quello che abbiamo visto in, perdonate la ripetizione, in questa stagione? Parto un attimo dal direttore e poi passo da mister. Bisogna capire, soprattutto bisogna essere all'interno della società, perché certe valutazioni fa la società. A livello sanitario, lo staff medico deve dare delle certezze, credo, all'allenatore, e se il giocatore sta bene fisicamente, se si può fare affidamento per il futuro. Se ha dei problemi di natura fisica, purtroppo questo giocatore quest'anno ha dimostrato di avere, è chiaro che bisogna fare delle valutazioni, ma la Juventus credo che dopo l'esperienza fatta quest'anno su questo giocatore saprà se può andare avanti o meno. Se il calciatore non dà garanzia, io credo che lo staff medico dirà la sua, è chiaro che devono guardarsi attorno, altrimenti credo che se l'hanno preso perché ci credevano, devono puntare sicuramente se il giocatore dà garanzia a livello fisico. Mister? Questo bisogna vederlo, saperlo. Prego, prego. No, io credo sulle due cose. La Juve, per me Allegri sta facendo, lasciamo perdere il gioco, sta facendo un ottimo lavoro, perché è un campionato anomalo. È un allenatore che deve motivare anche dei giocatori con penalizzazioni, con infortuni, con tante cose, non è semplice. E quindi lui ha trovato a cercare di tirare fuori il meglio. L'aspetto di Pogba, non posso sapere al di dentro se sta bene fisicamente o meno,
lo staff medico, come ha detto il direttore, saprà dire questo, ma la metto più sul piano d'allenatore, piano tecnico. Questo giocatore ha fame, ha voglia, stimoli, ha motivazioni per competere ad alti livelli per la Juve? Questa è la domanda. E i dirigenti sicuramente l'hanno fatta e si saranno dati anche una risposta, e da lì la conferma o meno. Un'ultima domanda e veramente chiudiamo. Ma giovani che ispirano grandi carriere ad oggi, ne vedete? Parto dal mister al contrario e poi vado invece da Francesco. Ma giovani nelle grandi squadre? Sai cos'è? Che in Italia c'è da parlare nei settori giovanili, perché per me il patrimonio, il materiale umano che c'è in Italia c'è, ma bisogna avere maestri di calcio e allenatori di calcio che pensano a far crescere i giovani, non alla propria carriera. Certo, è complicato. E quindi ce n'è. Secondo me ce n'è anche nelle categorie inferiori, ce n'è del talento. Bisogna elaborare il talento, allenarlo, e quindi c'è. E poi ci sono troppi stranieri che non fanno la differenza, secondo me. Ma non solo nelle prime squadre, anche nelle primavere, anche in Serie B. Cioè, secondo me giovani giocatori bravi italiani ci sono. Bisogna avere gli allenatori nei settori giovanili dove vogliono insegnare calcio e hanno la possibilità di insegnare calcio, e non diventare allenatori loro per... Cioè, il materiale principale, insomma, è il giocatore. Nelle squadre, certo, ovvio, bisogna capire anche la qualità umana, la qualità dello stesso giocatore. Francesco Cenacolo. Giovani ce n'è bravi, no? Miretti, sì, e Fagioli. L'Allegri l'ha tirato fuori. In nazionale troviamo gli stessi dello scorso anno e ogni tanto qualche nome nuovo. Prima, due settimane fa, sì, parlavamo di Retegui e invece l'anno scorso di altri. Ogni anno cambia, poi alla fine non si sa che fine fanno. Francesco. Come diceva il mister, i giocatori italiani bravi ci sono, il problema è che bisogna cambiare la normativa. Se voi vedete nelle primavere italiane, su 11 calciatori ci sono 7 undicesimi stranieri, quindi diventa difficile. Bravissimo. Che i giocatori italiani possano esprimersi, anche in prospettiva di nazionale. Cioè, se non cambia le normative, diventa difficile avere anche in futuro una nazionale forte. Secondo me, imporre anche nelle listine, nelle rose di Serie A, avere almeno 3-4 giovani nel settore giovanile nella lista delle partite. Solo così si può sperare di crescere i giovani nostri, perché è chiaro che se ti vedi l'allossatura straniera, anche i giocatori, diciamo i giovani italiani che hanno qualità, poi alla fine si imborghesiscono, si perdono, perché sai, per fare il calciatore bisogna andare, essere come un martello, essere sempre meticoloso, e vedendosi poco spazio c'è gente che caratterialmente magari debole, si perde per strada. Per cui l'Atalanta c'è il difensore centrale, che è un giocatore importante, lo vogliono tutti, è italiano. Per cui non è che la stessa Juventus, ma lo sono, i calciatori ci sono. Il problema è che bisogna cambiare le regole, che bisogna capire a livello di federazione. E lei, quando si va lì a parlare, bisogna imporre per cercare di sfruttare il settore giovanile e valorizzarle, cercando di portarle alle prime squadre, imporre addirittura qualcuno di farlo giocare in prima squadra, che under 20, italiano. Solo sì, così possiamo valorizzare i nostri giovani. Infatti. E speriamo che questo lo riescano a capire anche non solo nelle grandi squadre, ma anche nelle più piccole, perché nella Serie B anche ci sono diversi problemi. Vediamo che l'età media si sta alzando in una maniera incredibile. Grazie per essere stati qui con noi, Francesco Cenacolo, talent scout, e anche un grandissimo direttore, Roberto Rambaudi, ex centrocampista della Lazio, ma comunque le carriere qui non finiremo una giornata per poterle dire tutte. Grazie direttore, davvero. Grazie mister. Grazie. Ciao direttore, ciao Carlo. Okay, buonasera. Salve, salve. E noi invece continuiamo ad andare avanti, perché non parliamo solo indietro di Serie A, di Serie B, eccolo qui, e Serie C. Il gambero, no, il granchio o il gambero? Chi era che andava? Tu che sei... Che sono pescatore. Tu che hai lavorato anche nella pescatori ostia. Esatto. Si chiama gambero. Gambero. Se ne sta uscendo con granchio. Tu non hai un gambero. Va bene. Passo il gambero. Ma prima di cambiare argomento, abbiamo con noi tantissimi ospiti, ma prima vediamo il servizio. Per parlare di Coppa Italia bisogna fare qualche nome.
ma ci spiega tutto nel servizio, se non sbaglio, Lorenzo Petrucci. Sempre, sì, sempre Lorenzo. Siamo giunti agli sgoccioli della stagione ed è ora il momento della verità. È qui che si fa sul serio, quando i punti e i passaggi dei turni nelle varie coppe possono fare la differenza per una squadra, per una società e anche per un allenatore. E questo è il caso di Inter-Juventus, gara 2 di queste semifinali di Coppa Italia, che è arrivata ora al momento decisivo. Si giocherà mercoledì 26 aprile e solo una delle due potrà avere la possibilità di accedere alla finale con la vincente della parte debole del tabellone. Almeno questo dicono i valori in campo. Si parte dall'1-1 dell'andata, firmato dai gol di Cuadraro e Lukaku su calcio di rigore, con relative polemiche nel finale ed anche un accenno di rissa. Gli animi sono spesso caldi in una semifinale di Coppa, specie poi se si parla del derby d'Italia. Inzaghi potrà avere la possibilità di continuare a vivere il sogno di bissare il successo con i neroazzurri, vincendo il trofeo per la seconda volta da quando è sulla panchina dell'Inter. Per farlo potrà contare sulla ritrovata vena realizzativa di Lukaku. Il bomber belga potrebbe fare coppia con Lautaro, oppure sedersi in panchina per fare posto a Dzeko, per poi essere incisivo a gara in corso. Allegri, d'altro canto, ha soltanto questo traguardo, per poter quantomeno portare a casa un titolo in una stagione tutt'altro che soddisfacente. Le scelte di formazione prevedono Vlahovic al centro dell'attacco con l'incognita di Maria, l'uomo che può accendere la luce in qualsiasi momento, sempre bloccato dai tanti problemi fisici. Giovedì 27 aprile sarà la volta invece di Fiorentina-Cremonese. All'andata la squadra di Italiano ha avuto la meglio, battendo la Cremo per 2-0 con i gol di Cabral e Nico Gonzalez su calcio di rigore. Ma non dovrà ripetere l'errore commesso in Conference di considerare la contesa già terminata, perché al Franchi arriverà una squadra in grandi difficoltà, ma che almeno in questa competizione ha mostrato tutte le sue qualità. In più la Cremonese di Ballardini avrà dalla sua la mente sgombra necessaria per poter gettare il cuore oltre l'ostacolo. Sarà quindi questa la settimana decisiva. Il verdetto si avrà poi il 24 maggio, quando ad alzare al cielo la Coppa sarà soltanto una delle quattro, nello splendido scenario dell'Olimpico di Roma. Ma voi avete un nome su chi potrà vincere questa Coppa Italia? Qualcuno che... qualche squadra che sicuramente può farcela rispetto ad un'altra, perché poi alla fine da una parte ridi. No, vabbè. Ecco qui il tabellone. Beh, non è poi così difficile in fondo. So che dirò una cosa molto impopolare. Io la Cremonese. Faccio il tifo per tutte le squadre tranne che per la Cremonese, per ovvi motivi. Okay. A cui, penso la Juventus. Credo la Juventus. Domani va a vincere a Milano? Credo la Juventus. Carlo? Ma io dico la Fiorentina in modo furbo, perché comunque diciamo già mi sono assicurato la finale, bene o male, mentre potrei sbagliare già dalla semifinale l'altra squadra fra Juve e Inter, però mi farebbe piacere vedere vincere la Fiorentina rispetto alle altre. In seconda battuta Mister Inzaghi, perché comunque ecco, qua la Lazio ha fatto molto bene, quindi non mi dispiace, a differenza di altri, che appena va via qualcuno, non so se anche nella Roma funziona così, appena vanno via dalla capitale diventano nemici. Invece io... No, tranquillo, già ce l'abbiamo pure quando stanno qua, sono nemici. Visto che la Lazio spesso e volentieri... Mourinho è un nemico qua dentro. No, ma alla Lazio spesso e volentieri si è parlato dell'allenatore come il problema, poi vai a vedere la Champions League e in semifinale ci sono Inzaghi e Pioli. Quindi è un po' un paradosso, no? Forse i problemi erano altri. Anche perché la Fiorentina in questo caso con Italiano... è l'unica più libera, non solo fisicamente, ma anche mentalmente, perché non ha altre coppe a cui dover pensare. Era partita bene in questa seconda fase, poi alla fine qualche pareggio, ultimamente nell'ultima partita è arrivata anche la sconfitta, se non sbaglio per 3-2, beh, è lì la situazione contro il Monza, che il Monza invece è stata la scoperta in questa seconda parte. Ma ora facciamo un piccolo focus, perché è arrivato il momento per parlare di Fantacalci. C'è qui con noi Cristiano Simeti di pazzidifanta.com. Buonasera. Buonasera ragazzi, buonasera a tutti. Eccoci qua, Cristiano, tu sei contento? Qua invece va continua avanti. E ricomincia. Ad andare avanti, proprio un terribile periodo, continuiamo a perdere partite su partite, ma tu ridi, hai detto che ti frega, sto assolutamente alla quinta sconfitta consecutiva. Grazie Cristiano, grazie. E c'è anche... No, questa settimana è stata tosta anche per me, quindi rido per non piangere, insomma. È perfetto, allora, siamo accomunati da un tragico destino. Abbiamo anche con noi Stefano Ravaglia, giornalista sportivo, eccoci qua. Ciao Stefano.
Vediamo un po' se riesce a sapere. Ciao, buonasera a tutti. Allora, prima torniamo sul fantacalcio e poi parliamo anche di calcio internazionale. Chiudiamo, non solo per parlare di quello che è il tuo fantacalcio, che da quello che ho capito, da quando sei qui non va che male. Me la gufi. No, non te la gufo, semplicemente non ha... Cristiano, cerchiamo di andare veloci, dacci i nomi per la prossima giornata e cerca di consigliarlo bene, perché altrimenti qui ti fa la croce lui. Di Sant'Andrea, lo ricordiamo. È difficile perché c'è di mezzo una gara piuttosto importante di Coppa Italia e quindi sicuramente anche in chiave Inter e Juve non sarà facile poi scegliere i uomini per il fantacalcio. Io credo che per il discorso rotazioni che sta un po' mettendo in piedi Inzaghi, Correa potrebbe giocare contro la Lazio nel prossimo turno di campionato, perché credo che comunque giocherà di meno rispetto agli altri attaccanti in questa partita di Coppa Italia, considerando che Dzeko ha riposato, quindi sarà sicuramente il titolare insieme probabilmente a Lautaro, e Lukaku avrà un buon minutaggio. Credo che Correa sarà quello ad avere meno minuti contro la Juve e quindi potenzialmente più minuti contro la Lazio, essendo anche un ex. Secondo me può essere un nome interessante, anche perché è forse l'unico momento dove si vede uno spiraglio del vecchio Correa nell'ultimo periodo, quindi il gol con Benfica, qualche cosa positiva con l'Empoli, insomma, se dovete schierare Correa, secondo me l'unico momento è adesso, quindi non sprecherei questa occasione. Poi continuerei a puntare su Pellegrini, perché si è sbloccato da un po', sia in Coppa che in campionato, anche con l'Atalanta comunque ha provato a rimettere in piedi una partita complicata col gol e poi col palo su punizione. E quindi secondo me in Roma-Milan anche un calcio piazzato può essere l'uomo in più della Roma in questo momento. Quindi questi due nomi sono sicuramente interessanti, e magari anche Zapata, che ha ritrovato l'assist, chissà che non possa trovare il gol nella prossima. Ma dai, sì, in conferenza stampa ha detto ci sono, mi sono sbloccato, mi sento esatto, in vena. Esatto. Attenzione però, io lo dico sempre, questa era una partita sì importante, decisiva, ma ci aspettavamo questo a Zapata a inizio stagione, forse un pochino troppo tardi. Ha avuto un po' di problemi lui, sì, effettivamente. Sì, sì, assolutamente, assolutamente. Tra l'altro, gol su piazzato, ricordiamo Pier Giorgio che a Pellegrini manca da tanto tempo, Roma-Lazio lo scorso anno. Sì, manca molto. Ultimamente i pali non sono, insomma, non danno molto aiuto alla Roma. No. Anche ieri c'è stato un palo che forse più per un errore di Sportiello che magari per la bravura di Pellegrini, insomma, non è fortunato, diciamo che... Saliamo a quota 28, 30, siamo proprio a 30. Saremo 31. Saremo a 30, no, più che altro è proprio una difficoltà ultimamente sui calci piazzati, la Roma, una delle sue armi migliori, quella delle palle inattive, insomma, ultimamente è un po' più di difficoltà, che sia Pellegrini a battere o Dybala a farlo. Beh, molto bene direi. Vabbè. Andiamo un attimo a dire due cose proprio sulla Premier, chiamando in causa Stefano Ravaglia. Stefano, allora comincerei, proprio, io ti faccio due domande proprio veloci. La prima, aria di triplete in giro a Manchester, visto quello che sta facendo il City e visto che praticamente l'Arsenal sta cercando in tutte le maniere di non vincere la Premier, e aveva ragione Conte, sponda a Tottenham? Beh, domani sera sapremo molte cose, perché si gioca Manchester City-Arsenal, è un incrocio pieno di significati, perché l'Arsenal gioca con Zinchenko e Gabriel Jesus, che sono due ex City, Arteta è stato un allievo di Guardiola, sono due squadre che non perdono da tanto tempo. È vero che l'Arsenal adesso, come hai detto tu, ha un po' rallentato, tre pareggi nelle ultime tre partite, però non perde dal 15 febbraio e non perde proprio da Arsenal-Manchester City dell'andata. Io resto convinto che la Premier la vincerà il City, perché nello scontro diretto all'andata ha dimostrato di essere più forte. L'Arsenal dovrà fare a meno di Saliba, che ormai da qualche partita già non c'è e si è visto, difensore centrale di grande qualità che imposta anche il gioco, ed è un'assenza che all'Arsenal ha pesato molto. Oggi ci sono state le conferenze stampa, hanno giocato un po' al gatto col topo, perché Guardiola ha detto se perdiamo è finita, non credo, perché poi il City deve anche recuperare due partite, e Arteta ha detto no, ma se vinciamo non è decisa, e ci vorrà la partita perfetta, perché ci vorrà la partita perfetta. E sono due squadre che negli anni hanno dovuto fare tanti passi avanti nella mentalità vincente, perché il City moderno sta vincendo e ha vinto tutto quello che ha vinto, gli manca la ciliegina
della Champions League e per vedere se ci sarà un triplete, vedremo se ci sarà questo scatto di mentalità. L'Arsenal non vince la Premier dal 2004, ha vinto delle FA Cup, ma sono dovrebbe essere e sarebbe bello fosse premiato il lavoro di una squadra che è stata costruita con tempo e pazienza negli ultimi tre anni. Sul Tottenham si allaccia un po' lo stesso discorso. Sì, aveva ragione Conte, se lo chiedeva anche il Guardian ieri in un articolo. Io credo che vedo, non sono anziano, ma vedo comunque calcio da 25 anni. Io credo che il calcio è impregnato di retorica. Abbiamo avuto un allenatore, Conte lo conosciamo, è un assolutista, un totalizzatore, ed è giusto che sia così. I risultati che ha avuto nella sua carriera li ha avuti per questo motivo. Quando vede delle persone, della gente, dei giocatori che dice che in allenamento non si impegnano, in partita non si impegnano e non hanno la mentalità vincente, dice il giusto, perché il Tottenham non vince un trofeo dal 2008, ha fatto delle buone stagioni, ma è una squadra che questa mentalità di cui parlavo prima per Arsenal e City, questo passo non lo ha ancora fatto. È una stagione sfortunata in generale, si è voluto ricreare un ambiente italiano e sappiamo che uno dei, secondo me, pochi vanti, perché comunque il calcio italiano ha molti problemi, del calcio italiano sono i tecnici, gli allenatori, che all'estero anche fanno non molto possiamo bene. Dare solo la colpa agli allenatori, guardiamo anche il gioco. No. Sto dicendo il contrario. Nel senso che ha ragione, perché lui tutti i risultati che ha ottenuto, non è che puoi andare là a pensare di essere il messia. Lui si è trovato davanti a dei giocatori che non hanno mentalità vincente, perché il Tottenham è una squadra che tradizionalmente negli ultimi 15 anni almeno non ha vinto un trofeo, non ha fatto molto bene e non ha fatto quello scatto in più, lo fece fatica anche Mourinho 3 o 4 anni fa, per cui io do ragione a Conte e l'ho capito perfettamente. E per una volta, ripeto, ho sentito un allenatore che ha detto le cose come stanno, cioè non vediamo sempre questi allenatori che difendono i giocatori, certo lo devono fare, è ovvio che l'allenatore si attrae tutte le colpe, però a un certo punto le grandi difficoltà che ha avuto Conte sono venute fuori, perché è in un ambiente che non gli consente di esprimersi anche lui al meglio, perché per quanto un allenatore sia bravo deve avere un ambiente abituato a vincere. Il Tottenham non lo è, e allora o succede come Spalletti a Napoli o successe come Capello alla Roma, o altrimenti fai fatica, per cui credo che al Tottenham manchi questo scatto di mentalità. Poi insomma ci metti la sfortuna, Kane che 2 anni fa o l'anno scorso 2 anni fa era un passo dall'addio, insomma è un ambiente piuttosto turbolento. E quello che è successo l'altro giorno, addirittura i giocatori hanno rimborsato i tifosi. Sono problematiche che si porta appresso il Tottenham da parecchio tempo, Stefano. Sì. Esatto. Tornerei un attimo da Cristiano, proprio perché così facciamo subito una chiusura molto molto veloce. Ecco, visto che abbiamo parlato di prossimo turno e tu hai fatto riferimento proprio alla partita tra Inter e Juventus, ma ci sono due scontri diretti, abbiamo parlato di Pellegrini impegnato in Roma-Milan, c'è anche Inter-Lazio. Ecco, il prossimo turno, diciamo che a parte questo c'è anche l'occasione per il Napoli di chiudere la pratica, se la Lazio non vincesse ovviamente a Milano e se il Napoli battesse la Salernitana. Chi ha i giocatori del Napoli ovviamente li devi schierare tutti in questo fine settimana. Cioè tutti, praticamente anche, anche i magazzinieri probabilmente dovrà rischiare chi ha i giocatori del Napoli. Ma ormai il Napoli non lo citiamo nemmeno in campionato, cioè è inutile anche dire schierare i giocatori del Napoli, sarebbe riduttivo. Forse posso sottolineare la prestazione di Elmas, che non essendo un titolarissimo, l'abbiamo detto tante volte, però conferma che quando entra è sempre un'arma importante, quindi pur avendo avuto meno minuti a disposizione rispetto magari ai vari Anguissa, Lobotka, Zielinski, è uno che fa la differenza. Non a caso lui nasce come 10 quando inizia il percorso calcistico e si vede che ha i numeri da 10, perché insomma anche l'assist che fa a Raspadori sembra banale, ma non lo è, perché farlo al 96esimo quasi con quella precisione, è vero che la Juventus è scoperta e non difende bene, fagioli in ritardo, però sempre dimostra tutte le qualità di Elmas, che comunque è stato uno dei migliori del Napoli negli ultimi tempi, anche nel momento un po' più complicato, se così vogliamo dire, degli azzurri.
E poi ecco lì le parole di Allegri che dice: siamo stati dei veri polli, utilizzando proprio questa parola. Grazie mille per essere stati qui con noi. Grazie, partendo dallo studio, Pier Giorgio Bruni, giornalista sportivo, Carlo Roscito del Corriere dello Sport. In collegamento Cristiano Simeti di pazzidifatta.com e Stefano Ravaglia, giornalista sportivo. Grazie ragazzi. Grazie mille, alla prossima. Ciao ragazzi, alla prossima. Ciao, e noi ci dobbiamo salutare perché è arrivato il momento, stato dell'arte. È catartico, spengono la luce e poi dobbiamo andare via. No, 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 c'è cioè, stato dell'arte, fateci sapere cosa ne pensate. Gli, anche. Lo sai che ad Elmas gli hanno dedicato anche un aeroporto a Cagliari. Cagliari è. E allora, buonanotte a tutti. Buonanotte. Grazie a tutti, grazie. Ciao, ciao, ci vediamo martedì prossimo.